Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo al 31 di dicembre. Tra poche ore sarete sicuramente in qualche posto a stappare, o con la famiglia, o in un locale, o con amici. Sarete pronti a festeggiare l'anno nuovo. Io come sempre sarò a Pegaso 88, qui a Garbagnate Milanese, dove brinderò e attenderò con ansia l'arrivo del nuovo anno. Essendo l'ultimo giorno dell'anno, è tempo di top 5, i 5 migliori momenti della Juventus praticamente da gennaio 2018 fino a oggi, appunto. Allora, è un anno che mi ha riempito di soddisfazioni, anche a livello di partite singole. Sono stati momenti eccezionali, dalla rimontona mancata solo di poco a Madrid, che non inserisco in questa top 5 proprio perché il risultato finale ci ha penalizzato, e alla Juve sapete che alla fine vincere è l'unica cosa che conta. Potevo mettere la vittoria di quest'anno a Valencia, potevo mettere la nascita dell'Under 23, insomma motivi per da mettere, cioè insomma avvenimenti da mettere in questo 2018 che secondo me è stato ottimo per la Juventus, ce n'erano veramente tanti. Ma ho scelto i miei primi 5, quelli che mi hanno creato più emozioni. Cominciamo con la quinta posizione, la conquista della Coppa Italia. Allora, il 4-0 col Milan a Roma è stata una partita meravigliosa che mi ricorderò senz'altro per chissà quanto tempo. Però la metto al quinto posto semplicemente perché quest'anno lo scudetto è stato così difficile, così tirato fino alla fine, che la Coppa Italia, quando è arrivata, sembrava quasi un di più, ma non un obiettivo sentito, una cosa in più che anche se avessimo perso non andava bene, però dopo aver vinto il campionato quasi quasi eravamo pronti anche a perdere la Coppa Italia, cosa che non è esattamente così, ma nella nostra testa ci puntava soprattutto al campionato, a differenza di altri anni dove il campionato era già abbondantemente vinto e la Coppa Italia era un obiettivo ancora più cattivo, più aggressivo. Quest'anno è stato un di più che è stato comunque una goduria immensa, perché battere il Milan in qualsiasi partita, in qualsiasi situazione, 4-0 è sempre una grande goduria, perché comunque il Milan può arrivare anche ultimo in campionato ma rimane il Milan, e quindi quando c'è Juve-Milan è sempre Juve-Milan, così come Juve-Inter, così come Juve-Roma, sono sempre partite incredibili. Arriviamo dunque invece al quarto posto, lo scudetto delle J-Women. Lo sapete perché mi seguite, e io faccio una catervata di video sulle women, le seguo tutto l'anno, tifo la Juventus Women e mi esalto e mi deprimo come per la prima squadra maschile anche per le J-Women. Ci rimango male quando perdono e esplodo di gioia quando vincono. La conquista dello scudetto delle J-Women è stata una soddisfazione immensa. Io, primo youtuber a fare video sul calcio sulla Juventus femminile, anche se adesso qualcuno dice di essere il guru ma questo è un altro discorso, primo youtuber a fare video della Juventus Women, e mi prendo anche la soddisfazione di poter dire di essere stato il primo, di essere stato un punto di riferimento per molti e fonte di ispirazione per molti per fare video, e questo mi fa solo che piacere, perché il calcio femminile bisogna farlo crescere il più possibile. La vittoria della Juventus nel campionato dell'anno scorso è stata una delle soddisfazioni più belle dell'anno, perché arrivare a vincere il campionato in uno spareggio, una partita difficilissima, contro una squadra che ha fatto i tuoi stessi punti, che ti ha dato del filo da torcere fino al 125esimo del tempo supplementare, la vinci i rigori dopo che sembrava che tutto era finito, dopo l'errore dagli 11 metri di Bonansea, e poi Giuliani ha neutralizzato il tiro, non mi ricordo di chi era la giocatrice del Brescia nei 5, Damenchuk, e poi l'errore di Criscio nella serie ad oltranza ci ha dato lo scudetto ed è stata una gioia immensa. Quella sera di Novara rimarrà impressa nella mia memoria e nella storia del club juventino. Arriviamo al terzo invece posto, e qua sorprendo un po' tutti, la conquista dello scudetto. Ora, è chiaro che la scudetto è che forse è la cosa che tutti ambiscono di più dopo la Coppa dei Campioni, e mettere al terzo posto sembra strano. In realtà la conquista dello scudetto è il giorno della conquista dello scudetto, non per altro, ma perché a quel punto la partita con la Roma è stata semplicemente una formalità per alzare il tricolore. In realtà lo scudetto si era deciso un po' prima, e infatti dopo vedrete, ma sicuramente la gioia che ho provato quando ho visto
quando ho potuto dire finalmente la Juventus è campione d'Italia è stata veramente tanto grande, e sicuramente anche quella partita me la ricorderò per un bel po'. Secondo posto, l'ufficialità di Cristiano Ronaldo. Io vi garantisco che quel giorno lì una lacrima di gioia e di commozione mi è venuta fuori. Ronaldo, il più grande giocatore di adesso, sicuramente l'anno scorso era il miglior giocatore del mondo, adesso quest'anno ovviamente è arrivato la Juve, quindi Messi l'ha preso, Neymar l'ha superato, vabbè, però allora era il miglior giocatore del mondo. L'uomo che da solo muove miliardi, che solo dire CR7 in qualsiasi video ti fa fare un sacco di visual da tutte le parti, Instagram, YouTube, ha firmato per la Juventus. La cosa è nata poco a poco, nel senso che prima era una voce, poi l'ufficialità è stata una cosa strepitosa. Io ho visto giocare gente come Zidane, ho visto giocare Del Piero, ho visto giocare Nedved, ho visto giocare Baggio, ho visto giocare gente nella Juve, ragazzi, che veramente formida, fuori classi assoluti. Ma l'arrivo di Ronaldo è stata una delle più grandi gioie, almeno a livello di calciomercato, della Juve, che si sta ripagando anche a livello di marketing, perché se vedete la Juve sia a livello di business che di marketing, di borsa, di qualunque cosa, di follower, Instagram, eccetera eccetera eccetera, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook e vendita di magliette, la Juventus è diventata la squadra che vende più magliette negli Stati Uniti ed è diventata la terza squadra di vendita di magliette in Francia, cioè siamo veramente tutto merito di CR7, giocatore veramente, al di là della grandezza del giocatore, è stato proprio il senso, la Juve che prende il miglior giocatore che c'era sul mercato. Poi vedete, magari volete dire che Messi è più forte, guarda, io non voglio entrare in polemica oggi, volete dire che Neymar è ancora più forte e non entro in polemica. Detto questo, il giocatore più forte sul mercato era Ronaldo ed è venuto alla Juve. Questo già per me è stata una soddisfazione immensa, vale un trofeo per me. Veniamo al primo posto. Il primo posto se lo giudica il weekend di Inter Juventus e Fiorentina Napoli. E voi mi direte, una partita sì, però ragazzi, veramente quel weekend lì ogni tanto ancora adesso lo guardo, cioè guardo i servizi di quelle partite, perché è stata una delle più grandi gioie, che ha superato addirittura Juventus Real Madrid Juventus, cioè quella che siamo andati a Berlino, cioè ti dico una roba, vi dico ragazzi, una delle più grandi gioie che io abbia mai provato da tifoso. Ma vi dirò di più, la differenza poi sostanziale che ha fatto sì che questo weekend diventasse così epico da vincere la mia top 5 è proprio quello che ha rappresentato quel weekend. Io il giorno dopo sono andato a fare una gara che è andata bene, che ho vinto regionale, e dopo tornando ho sentito la Fiorentina che stava vincendo, mi sono fatto il viaggio di ritorno con la radiolina a sentire la Fiorentina quando ha fatto il terzo gol, ero in macchina, è stata un'esplosione di gioia, perché insomma lì poi ufficialmente il campionato alla fine era chiuso, quasi, cioè non matematico, ma la botta era stata data. La sera prima la partita meravigliosa con l'Inter che va in 10, che va sul 2-1, con la partita che sembra ormai decisa, che gli interisti ormai sembravano aver vinto la partita, che il Napoli sembrava già campione d'Italia perché la Juventus non stava più reagendo, la Juve sembrava completamente priva di idee, e poi in 4 minuti la Juventus, vabbè 4 anche meno, forse 2 minuti, non lo so, la Juve ha ribaltato la partita. Momenti che mi ricorderò sempre, cioè io che ero dal mio vicino di casa a vedere la partita, che quando ho segnato Cuadrado mi ha detto chiama tuo papà, che mio papà non voleva vedere la partita, gli ho detto no aspetta, fammi vedere come va, perché qua la partita non è finita. Il gol di Higuain, io che sono impazzito, sono andato a fare, credo che ho fatto 12 km in 10 secondi, perché ho fatto delle corse che non ho mai corso così tanto in vita mia, veramente. Ho avuto il fiatone, l'ansia e la gioia fino alle mezzanotte qualcosa. E l'arrivo, voi li conoscete bene, di due pazzi come VB Channel e Colpo Gobbo, che erano a San Siro, che ho avuto il piacere di condividere il post partita da me, e che tra l'altro saluto, se non siete iscritti iscrivetevi, sono due pirla, ma sono veramente bravi nel loro lavoro, pirla affettuosamente ovviamente. E ragazzi, veramente quello è stato un weekend meraviglioso, e tornando a casa a vedere poi la Fiorentina che batte il Napoli 3-0,
a quel punto lì ti rendi conto che il campionato è praticamente finito, non del tutto, ma è praticamente finito. E quindi credo che sia assolutamente stata la più bella emozione di questo 2018. Ragazzi, io chiudo qua questo video, spero di essere stato chiaro. Se volete, ovviamente oltre a lasciare il mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella, eccetera, 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 io vi do la... cioè, mi piacerebbe sapere il vostro top 5. Mettete sotto i vostri momenti top del 2018, che secondo me da tifoso della Juve è stato eccezionale. Chiaramente vorrei sentire anche i vostri. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e augurarvi un buon 2019. Questo sarà il mio ultimo video dell'anno. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con l'anno prossimo. Ciao ragazzi!